militante di sinistra. Sono un po' in imbarazzo a fare un intervento perché va un po' in controtendenza rispetto al tono della serata. Qui, insomma, breve, nasce, nascerà questa federazione della sinistra. Io ho apprezzato molto l'elemento, diciamo, dell'internazionalismo che deve far parte del DNA di questa formazione che va a nascere. Però fra tutti gli stati, se dovessi scegliere uno stato del quale essere amico e dare la priorità a Cuba, onestamente penso di fare fatica, perché io non è che conosco Cuba, non sono mai stato a Cuba, però l'impressione che i diritti civili, i diritti politici, quelle libertà formali, da stato di diritto, poi magari nella pratica è tutto tranquillo, però come stato di diritto, e noi europei insomma siamo anche legato, che me lo metti nero su bianco, che io posso fondare un partito, c'è un multipartitismo, un sistema elettorale trasparente, posso acquistare, creare un giornale, una radio, una televisione, muovermi. O da che punto di queste ultime domande? Sì, io credo che appunto dedicheremo un'altra serata, le domande che sono state poste. Ma io così un po' sugli appunti che mi sono presi durante gli interventi, anche sulla riflessione che faceva l'ultimo compagno che è intervenuto. Io credo che innanzitutto lo diceva una compagna paragonando Cuba alla Repubblica Dominicana. Io credo che il punto fondamentale è quello di indicare Cuba nell'ambito omogeneo in cui Cuba vive. Cuba è un paese del terzo mondo, 10 milioni di abitanti, nessuna risorsa, se non un po' di nichel e poco altro, che ha investito tutto sul piano sociale e urbano. Non è che Cuba è privilegiato rispetto a Haiti o rispetto a Santo Domingo o rispetto anche ad altri paesi caraibici, Honduras, eccetera. Semplicemente il sistema che i cubani si sono dati è stato nettamente migliore del sistema che altri paesi gli è stato imposto dagli Stati Uniti. Poi si può valutare tutto, Cuba non è una paese. Sì, no, io allora io non sono no, perché secondo me poi alla fine questa cosa viene applicata, Israele non deve essere mai non violento, ma i palestinesi sì e cose del genere. Secondo me invece il principio che si dovrebbe applicare, un vecchio principio purtroppo, non so, socialista, comunista, è il rispetto per l'autodeterminazione dei popoli. E se si veramente rispettasse quello, anche molte delle guerre che succedono non verrebbero. Ma questa è la mia opinione. Comunque, secondo me, otteniamo l'autodeterminazione dei popoli, no? Io sono un paese internazionalista. Ci Allora, voglio solo dire che non condividono solo. Voglio solo dire che nella nuova formazione questo dovrà essere un tema che si esamina collettivamente, poi uscirà la posizione che uscirà, che sarà la posizione, diciamo, sarà una posizione non maggioritaria, no? Perché a un certo momento poi si vota sì, si vota no e quello succede, credo, nelle, non appartengo a nessun partito di proposito, è stata una delle cose che proprio mi sono ripromessa. Sono iscritta alla federazione. No, in prigione ho deciso che preferivo essere un cane sciolto senza offendere nessuno. L'altra cosa che hai detto, la mia valutazione degli anni di piombo, è molto difficile per me perché non ero proprio in questo paese, comunque secondo me dirò dalla mia prospettiva negli Stati Uniti, in quegli anni, almeno anche negli Stati Uniti, si pensava che stavamo per fare rivoluzione, ma veramente lo pensavamo, c'era la guerra in Vietnam, c'erano tutte le guerre anticoloniali in Africa, c'erano tutti i movimenti in Latin America, perché non è la prima volta in Latin America che si cerca di creare dei
delle situazioni autonome e indipendenti dagli Stati Uniti. Scusatemi, comunque c'erano delle forti contraddizioni anche all'interno dei paesi come negli Stati Uniti, infatti si parlava negli Stati Uniti della guerra esterna, ma c'era anche la guerra interna e credo che probabilmente in Italia è successo una cosa molto simile. Direi la grossa differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti è che negli Stati Uniti anche se c'erano dei fortissimi movimenti, il livello numerico di appoggio che c'era nella popolazione era veramente minoritario, anche se esisteva ed era reale, mentre mi sembra che almeno negli anni 70 in Italia ci sia stata una divisione dove anche nelle fabbriche c'erano persone che appoggiavano una certa visione, era un conflitto reale che poi chiaramente anche per via della posizione che ha preso il PC in quegli anni è stata una posizione completamente sconfitta direi militarmente di sicuro, ma anche abbastanza politicamente, se no forse la visione di quegli anni che esiste a livello popolare adesso in Italia sarebbe un po' differente, ma mi sembra che era un vero conflitto che aveva una sua dignità, che poi magari le persone si sbagliavano in come vedevano evolversi il conflitto in quegli anni in Italia, è possibile chiaramente, però non lo so, se una volta ho sentito Bocca, si chiama no, Bocca Vacca, che è uno dei grandi studiosi, no, che è stato il direttore dell'Istituto Gramsci, che anche credo sia uno studioso di quegli anni, e qualcuno gli ha chiesto, ma secondo lei veramente quanto appoggio avevano, tutti, dall'autonomia alle brigate? Lui ha detto, nella mia valutazione 5 milioni di italiani appoggiavano quella posizione. Questo è uno del PC, perciò dico questo per dire che era un vero conflitto reale che aveva anche una base sociale all'interno dell'Italia e dovrebbe essere ripensato